Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nerazzurra. Boom boom! Mamma mia, che debutto del Tucu! La partita è finita 10 secondi fa. L'Inter ha sconfitto 3-1 in rimonta al Verona. E dai, possiamo essere contenti, soprattutto per il risultato finale. Io sono contento, soprattutto per la reazione del secondo tempo. Non è stata una partita memorabile. L'Inter, soprattutto nel primo tempo, non mi è piaciuta. Io, prima di parlare della partita, voglio ribadire questo concetto. Non possiamo continuare con questo portiere qui. Questo qui è un ex portiere, l'ho già detto l'anno scorso, lo ribadisco pure oggi. Non è il primo errore che fa. Ha fatto un errore gravissimo, cioè ha praticamente regalato il gol dell'1-0 il Verona. Il Verona solo così poteva passare in vantaggio, ma il problema è che già l'anno scorso ci ha creato dei problemi. Ricordatevi l'errore nella partita di Coppa Italia con la Juventus, ricordatevi l'errore con la Sampdoria a Genova, ricordate degli errori in campionato, non ultimo l'errore, se non ricordo male, nella partita col Napoli al ritorno. Cioè, l'anno scorso ha fatto una buona partita solo nel derby di ritorno, però c'è, cioè, questo qui è da un anno e passa che continua a regalare gol gratuiti agli avversari, cioè il gol dell'1-0 glielo ha regalato loro. E naturalmente quell'errore lì ha complicato un po' i nostri piani, perché secondo me l'Inter non era partita male. Ricordiamoci che abbiamo battuto una squadra tosta, una squadra difficile da superare. Ok, che il Verona ha cambiato allenatore, è passato da Juric a Di Francesco, però non ha cambiato molti giocatori. Tutti ci ricordiamoci che l'anno scorso col Verona abbiamo vinto due volte, però con un gol di scarto. All'andata abbiamo vinto con un colpo di testa di Skriniar e al ritorno ci ha pensato Darmian a 5 minuti dalla fine. Ma pure oggi il Verona non ci ha fatto passare dei momenti facili, ci ha picchiato, ci ha concesso poco, soprattutto nel primo tempo ci ha creato diversi problemi. Nel secondo tempo l'Inter ha pareggiato subito con Lautaro e per fortuna poi Inzaghi ha saputo leggere la partita, perché ha fatto entrare Vidal e Correa che hanno cambiato la partita. Correa perché ha segnato due gol stupendi, cioè un esordio così così fantastico, francamente non me lo ricordo. No, forse l'esordio di Schneider nel derby col Milan nell'anno del triplete, lo ricordate, che era arrivato il giorno prima, ha fatto un derby pazzesco, però Correa ha fatto meglio perché Correa ha segnato due gol, soprattutto il primo gol è stato stupendo, cioè ha fatto un primo gol da centravanti puro, dei gol così li segnava Lukaku o Icardi o insomma tutti gli ex numeri 9 dell'Inter. Lui ha segnato un primo gol da prima punta, un secondo gol da fantasista perché ha ricevuto palle, ha fatto partire un bolide che si è infilato all'angolino. Correa straordinario, ha cambiato la partita, ma l'ha cambiata pure Vidal. È stato molto bravo Inzaghi perché, ripeto, ha fatto entrare i giocatori giusti nel momento giusto. Pure Di Marco, secondo me, non è entrato male in partita, comunque non ha fatto rimpiangere Perisic. Brozovic e Çalhanoğlu, oggi bisogna dirlo, sono stati tutti e due inesistenti. Çalhanoğlu, non vorrei avere ragione, nel senso, io Çalhanoğlu l'ho sempre considerato un giocatore bravo ma discontinuo. Col Genoa ha fatto i numeri, oggi è stato praticamente un uomo in meno, non ha fatto una partita memorabile, ma tutto il centrocampo non mi è piaciuto molto, soprattutto nel primo tempo. L'unico che è un po' cresciuto nel secondo tempo è stato Barella. Barella Inzaghi nel secondo tempo l'ha spostato davanti alla difesa, non ha fatto una partita memorabile, però comunque un po' cresciuto. Brozovic è stato proprio negativo, così come è stato negativo Çalhanoğlu. Bisogna dire la verità. Il nostro reparto difensivo complessivamente si è comportato bene, perché il Verona ha creato solo quell'occasione lì che gliel'ha regalata Handanovic, ma per il resto De Vrij, Bastoni e Skriniar tutti e tre si sono comportati bene. Darmian ha fatto il cross vincente per Correa, ovviamente non è Hakimi, però Darmian in questo momento deve coprire un buco sulla fascia destra non facile. Lui giustamente Dumfries non vuole bruciarlo subito, vuole prima educarlo un po' tatticamente perché Dumfries è arrivato pochi giorni fa e dovrà un po' ambientarsi. Già io mi ricordo Hakimi l'anno scorso le prime partite non fece
delle partite memorabili. Pure lui fece un po' fatica, quindi anche Dumfries deve prima imparare un po' di cose, deve prima essere educato tatticamente. Poi potrà prendere il posto di Darmian tranquillamente, però in questo momento secondo me è giusto puntare su Darmian perché Darmian in questo momento rappresenta una garanzia, Dumfries no. Quindi ho condiviso tutte le scelte di Inzaghi. È stato bravo perché, ripeto, ha fatto entrare gli uomini giusti al momento giusto. Vidal è entrato, ha cambiato la partita e il Tucu poi ci ha portato a casa i 3 punti. Questi 3 punti li ha portati a casa il signor Joaquín Correa. Mamma mia, che debutto! Mamma mia, che giocatore! Perché le qualità del giocatore non si discutono. Pure lui non sarà un campione di continuità perché negli ultimi anni alla Lazio ha avuto un rendimento abbastanza altalenante, però. Tecnicamente un grande giocatore, pure oggi ha dimostrato, è entrato un gol da punta, un gol da trequartista, cioè fantastico, numeri strepitosi. Poi ragazzi, ci ricorderemo di questa partita, perché queste sono le classiche partite che devi vincere in qualsiasi modo. E noi l'abbiamo vinta, abbiamo saputo rimontare, abbiamo superato il primo momento difficile della stagione, questo era importante perché dopo il gol dell'1-0 loro bisognava reagire. La reazione non c'è stata subito dopo il gol loro, ma c'è stata secondo me. Nel secondo tempo siamo rimasti in partita, non abbiamo perso la bussola e questa è la cosa più importante. Naturalmente dobbiamo migliorare perché bisogna un po' cambiare, bisogna essere più fluidi, bisogna cercare di attaccare meglio perché l'Inter nel primo tempo non ha creato tante occasioni, però la grande squadra queste partite le deve vincere perché il Verona è un cliente molto difficile, pochissime squadre vinceranno a mani basse a Verona. Il Verona ha creato problemi a tutti l'anno scorso e continuerà a creare problemi, pure se secondo me non ha un allenatore fantastico, perché Di Francesco negli ultimi anni è stato esonerato prima dalla Sampdoria e poi dal Cagliari. Però l'organico del Verona è comunque buono, io penso che abbia grandi possibilità di rimanere in Serie A. Quindi abbiamo portato a casa la prima partita ostica della stagione, abbiamo superato il primo momento difficile e soprattutto abbiamo portato a casa dei giocatori di livello, perché Correa è un giocatore di alto livello, perché comunque Çalhanoğlu oggi non ha fatto una grande partita, però sono convinto che si riprenderà e comunque ho visto la tranquillità almeno dell'Inter dell'anno scorso. Non, il gioco deve ancora migliorare, è sempre calcio d'agosto, quindi bisogna sempre giudicare tutto un po' con le pinze, però la reazione della squadra nel secondo tempo mi è piaciuta molto e soprattutto mi è piaciuto molto Inzaghi perché, ribadisco, l'ha saputa leggere bene. Quindi bravo Inzaghi, bravi tutti perché non era facile portare a casa questi 3 punti, li abbiamo portati a casa e ci ricorderemo fino all'ultimo di questa partita, ma soprattutto ci ricorderemo dell'esordio stupendo del Tucu. Mamma mia, che goduria, mamma mia, che golasso, grande Tucu, grande Inter, grande rimonta. Non è stata una partita memorabile, ma l'abbiamo portata a casa e questo è quello che conta. Amala e sempre forza Inter. Domani, ragazzi, vi avviso, probabilmente non pubblicherò nulla perché dovrò tornare su a casa, però la live serale non mancherà. Questo ve lo assicuro e ve lo dico con assoluta certezza. In ogni caso, magari un video serale lo farò pure. Però vi terrò aggiornati. Seguiteci in massa. Un saluto, alla prossima e sempre forza Inter. L'Inter rimonta e soprattutto fa esplodere i nuovi acquisti. Grande Correa, grande Inter, grande Inzaghi. Amala.